corretto, stavolta è davvero l'ultimo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, è davvero l'ultimo video dedicato alle feste. L'ultimo, l'avevo detto anche nel video precedente, però tra il video precedente e oggi è successo che Gabriele ha montato il video della slitta, la slitta di dolcetti. Vi metto qua il link se non l'avete visto, questo video su Due Cuori Una Cappa. Un video bellissimo, e lo posso dire perché tanto non l'ho fatto io, l'ha fatto Gabriele. È una slitta fatta interamente con dolciumi, bellissima, mi ha lasciato a bocca aperta, e però mi ha fatto ricordare una foto che avevo visto tanto tempo fa su internet che mi ero ripromessa di fare. Mi è venuta in mente perché, essendo l'Epifania, quale miglior segnaposto se non delle caramelle? Ma non delle caramelle qualsiasi, no, delle caramelle molto speciali che diventeranno qualcosa di ancora più speciale in pochissimo tempo. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fare i nostri segnaposto Reggi Tovagliolo. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro segnaposto. Allora, qui con me ho un piccolo aiutante, saluta, ciao! Allora, ci servirà, vuoi dire tu le cose? Allora, io prendo questo e tu dici le forbici. Le forbici. Le forbici. Poi ci serviranno due. Due caramite. No, due caramelle. Due caramelle. Sì, queste qui, le candy bar. Candy bar o candy cane? Come si chiamano? No, io credo si chiamino candy cane. Comunque, candy queste cane. Qui. Le caramelle a bastoncino, chiamiamole in italiano. Poi un puntino rosso, questa è la capocchia di una puntina da disegno, oppure potrete usare un piccolo strass rosso, un pochettino di lana rossa, le alternative sono infinite, anche un M&M's rosso va benissimo. Due gli occhi. Ah! Ah, sono caduti! Raccogliamoli! Hai fatto un macello! Anch'io! Aiutami, amore! Ci serviranno poi due occhi. Sì, due occhi di quelli che si muovono. Allora, fare gli occhietti è semplicissimo. Se volete ve lo insegno, se no li vendono in una confezione da non so quanti, credo ce ne siano un 20, quindi 10 coppie, a poco più di 1,50 euro già pronte. Comunque, se vorrete un tutorial su come fare gli occhietti, lasciatemi un commento qua sotto che io ve lo farò in maniera facile e veloce. Un pezzettino di carta pacchi, potete usare anche la carta delle buste del pane se non è troppo sgualcita. Poi un pezzettino di cartoncino verde, molto più piccolo di questo, una striscetta soltanto. E poi dei pennarelli per abbellimento che potrete avere, come non avere, che potete usare di qualunque colore voi vogliate, perché ci serviranno giusto per l'abbellimento, una tratto pen nera. Iniziamo subito col costruire il nostro segnaposto. Come prima cosa tagliamo una striscetta di carta, una striscetta, sì, che sia un 20 cm per 3 di larghezza, e sfrangiamo i due margini esterni così come fossero delle frangine di una sciarpina. Da una parte, visto? E dall'altra. Fatto questo, prendiamo la nostra sciarpina e nella parte di sinistra pratichiamo un taglio che dal basso salga verso il centro della nostra sciarpina, così, visto? Metà, non tutta. Dall'altra parte invece pratichiamo un taglio che dall'alto vada verso il centro della sciarpina, così, in modo poi che questa sciarpina possa chiudersi e incastrarsi in questa maniera, proprio a simulare una sciarpetta, visto? Adesso però dobbiamo decorarla questa sciarpina, giusto Enzo? Sì. E allora diamo un'uniposca alla mamma, vediamo quale si prende la mamma, e diamo un'uniposca a Enzo e facciamo la decorazione che vogliamo. Farò una bella decorazione a kilt. Ok, tutto a mano libera. Io che ce l'ho uso anche il bianco. Ok, la nostra sciarpina fashion per la nostra renna
È pronta. Adesso questa è Sabina della nostra Elena. Questa è quella di Enzo. Guardate che bella, è bellissima, amore. Bravo. Continuiamo con il nostro lavoro. Prendiamo essa. Sono un'artista. Eh già, è un artista. Prendiamo le nostre due caramelle. La mia ne ha una, è una caramella un po' più lunga e una un po' più corta, perché queste non sono mai tutte uguali, e proprio così le metterò un pochettino a sfalzare. Metterò la colla a caldo su tutto il margine di una caramella. Queste sono tanto protette da una pellicola che le manterrà quindi anche utilizzabili dal punto di vista mangereccio, e vado a incollarle assieme. E lasciamo raffreddare le nostre caramelle mentre noi prepariamo il prossimo pezzo. Prendiamo un pezzetto della nostra carta e tagliamone un rettangolino alto circa 6 cm. Prendiamo questo piccolo pezzettino di carta, come vedete, e avvolgiamolo attorno alle nostre caramelle, così. Quindi sporchiamo il retro e appiccichiamone un lembo, in modo da essere certi che lei poi stia su come vogliamo noi. E poi io ripiego sempre il secondo lembo per fare il tutto sempre molto pulito e chiudo dietro. Quello che avremo sarà questo. Entrano in scena a questo punto i nostri occhietti. Ve la metto in vostra direzione. E allora metto un punto di colla qui e appiccico un occhietto, così. Quindi metto un punto di colla qui e appiccico l'altro occhietto. Ok, così. Prendo la colla, ne metto un punto al centro, così. E prendo quello che ho deciso di usare per naso e lo applico proprio al centro, così. Con un pennarello faccio semplicemente due curve, una da una parte e una dall'altra, e ho fatto la facciotta della mia renna. Adesso prendo la mia sciarpina e ne attacco solamente la parte anteriore, voilà, sul davanti, così, facendo attenzione a regolarmi bene con la misura, così, va bene. Quindi il nostro segnaposto è pronto, perché a questo punto noi scriveremo il nome del nostro commensale proprio qui sul davanti, che nel mio caso, indovinate chi è? Enzo, benissimo. E chiuderò poi, una volta messo il tovagliolo, all'interno della mia sciarpina. Se voglio essere più rifinita, continuo il tartan pure sul lato interno della sciarpa. Non importa che lo facciate tutto, potete farne solo metà, così, guardate, 4. Benissimo. Quindi mettiamo un bel tovagliolo, io per queste qui suggerisco sempre dei tovagliolini di carta, li sfalzo un po', guardate, li metto così, li arrotolo, metto dentro, e il nostro segnaposto porta tovagliolo è bello e pronto per decorare le nostre tavole dell'Epifania. Spero che questo tutorial veloce veloce, facile facile, fatto con mezzi di fortuna, tranne le candy bar, insomma gli occhietti potete anche disegnarli, non c'è bisogno che siano questi che si muovono, io li avevo, questo quindi li ho usati. Ti piace? Sì. Che cos'è? Candy bar. Le renna? Sì. Rudolph? E come dice Rudolf? Saluta Rudolf! Yeah. Bene, adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo di là. Ed eccolo
eccolo qui, avete visto che bellino? Guardate, ve lo faccio vedere anche live, perché in foto non rende poi così bene. È carinissimo, così vi rendete conto anche di quanto è grande, grande quanto una manina. Volendo dietro potete infilare, se fate la sciarpetta più ampia, anche le posate per metterle al centro del piatto. Un'idea carinissima e simpaticissima che farà rimanere anche un cadeau dell'Epifania ai vostri commensali. Quindi invece della solita calzetta, quest'anno siamo stati insubordinati su Arte per Te. Niente calze, tante forme diverse di dolciumi, e questa è l'ultima che vi propongo. Spero che questo video vi abbia divertito, vi abbia tenuto compagnia e vi sia piaciuto. Spero che la programmazione di Arte per Te per questo Natale vi abbia soddisfatto. Tanti tanti video abbiamo fatti insieme e tanti ancora, se vorrete, ne verranno per il 2015, ma su molti altri argomenti. Non ci rimane che aspettarvi, io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, vi lascio il link qua sotto, vi aspetto sempre sul mio blog, quest'anno sarà protagonista, sotto il link del blog per iscrivervi, e vi aspettiamo con Gabriele e Renzino sempre sempre su Due Cuori e Una Cappa, di cui vi lascio il link qua sopra per accedere e iscrivervi. Vero tesoro che li aspettiamo su Due Cuori e Una Cappa? Sì sì, dice Renzino che per questo video mi ha anche aiutato. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, buona Epifania e ci vediamo alla prossima, ciao!